UE di anticipazioni, Gemma e Giorgio ballano insieme, la reazione di Tina stupisce. Le anticipazioni del Trono Over rivelano che Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati protagonisti della nuova registrazione. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Cancelletto Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, che ha ipotizzato la scelta di Paolo Crivellin. Video. Le ultime novità rivelano che Cancelletto Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati nuovamente gli assoluti protagonisti della registrazione del Trono Over, accaduta mercoledì 31 gennaio. Anticipazioni Uomini e Donne, Raffaele attacca Gemma Galgani. Le anticipazioni sui protagonisti di Uomini e Donne rivelano che mercoledì 31 febbraio si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Dalle ultime novità scopriamo che Gemma Galgani è stata l'assoluta protagonista del programma di Maria De Filippi con i suoi siparietti con Cancelletto Tina Cipollari e la sua corte spietata a Giorgio Manetti. La registrazione è iniziata con l'entrata in studio di Raffaele, che secondo la dama bionda si è lascia condizionare dalla Cipollari. A proposito l'opinionista è stata molto corteggiata sia da Raffaele che da Domenico, che addirittura è riuscito a strapparle un bacio in bocca. Inoltre il cavaliere ha confessato durante un'esterna di essersi sentito usato dalla Galgani, interessata solamente al Don Giovanni Fiorentino. UE di Trono Over, Gemma balla con Giorgio, la reazione di Tina sorprende. Le anticipazioni sui protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, video virgola rivelano che Maria De Filippi ha dato il via ad una scoppiettante registrazione mercoledì 31 gennaio presso gli studio Helios di Roma. Dalle ultime novità scopriamo che Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno preso a discutere, appena entrate in studio. Gli spoiler rivelano che Maria De Filippi ha faticato non poco a riportare la calma tra le due prime donne. Gemma Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con Raffaele, una volta tornato in studio dopo l'esterna shock. Di qui la dichiarazione di Tina Cipollari che è sicura della falsità della dama di Torino, realmente innamorata solo di Giorgio Manetti. Raffaele ha deciso di restare nel parterre maschile nonostante sia venuto in trasmissione solo perché interessato a conoscere la Galgani. Ma ecco arrivare il colpo di scena, Gemma ha chiesto di poter ballare tra le braccia del Latin Lover Fiorentino. Di qui la scenata terribile di Tina Cipollari che ha quasi obbligato il cavaliere a rinunciare alle danze con la sua ex. Infine Giorgio Manetti ha accettato a malincuore le imposizioni dello studio, che lo ha accusato di essere un falso, dopo la sua intenzione di tornare a ballare con Gemma.